È possibile pensare successivamente di mettere in stato di accusa tutti coloro che difendono, avallano, giustificano il comportamento di Yahweh? Sappiamo che c'è un reato che si chiama apologia di reato. Sappiamo che in Italia c'è il reato di apologia del fascismo, ad esempio. Allora io mi chiedo, se Yahweh venisse condannato in questo ipotetico processo, sarebbe possibile pensare di mettere sotto processo tutti coloro che dicono che lui ha fatto bene a fare così? E sono tanti, sono veramente tanti. Ci sono le gerarchie, ci sono i fedeli, che giustificano. Ma lo giustificano al punto, lo giustificano al punto. Vi ricordate prima abbiamo letto il passo in cui si parlava del femminicidio selettivo e infanticidio selettivo. Ci sono poi sulla base di questo anche delle leggi apertamente razziste quando Yahweh dice non sposate donne che non appartengono al clan tribale, cioè non prendete fuori donne fuori dal clan tribale. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che sono uguali a quelli per i quali è stato intentato, è stato istruito e portato a conclusione il processo di Norimberga. Ma dicevo, quindi la difesa di questo comportamento di Yahweh, quindi qui siamo nel libro dei Numeri, al capitolo 31, quando si dice che appunto loro combattono contro i Madianiti, uccidono tutti i maschi e poi compiono questo femminicidio selettivo, il titoletto è addirittura Guerra Santa contro i Madianiti. Cioè una guerra di sterminio con femminicidio e infanticidio viene definita santa. Questa io chiedo ai giuristi perché io non lo so. È o non è apologia di reato qualora Yahweh venisse condannato per genocidi contro l'umanità? Quindi questa è la domanda che io pongo ai giuristi. Se poi qualcuno deciderà di concretamente provare ad esaminare la cosa, io ovviamente mi metto a disposizione. So bene, che tutto ciò che ho detto varrà reazioni ovviamente durissime e anche l'accusa di antisemitismo. Ora io approfitto quindi di questo per darvi alcune altre informazioni e soprattutto per darvi alcune curiosità bibliche alle quali non si pensa mai.